1 settembre. Sant'Egidio Abate. Sant'Egidio nacque da una nobile famiglia in Atene. Questo santo passò i primi anni della sua vita nel paese natio. D'ingegno profondo, colto, amante della pietà, ben presto si cattivò la benemeranza del popolo e dei principi. Ma sprezzante di tutto, Egidio fuggì da Atene e si recò in Francia, ritirandosi in un luogo deserto presso la foce del Rodano, per attendere con più fervore al servizio di Dio. Poco tempo dopo, passò in una foresta e vi stabilì la sua dimora, vivendo in preghiera, fra austerità e digiuni. Si nutriva di erbe, di radici, di frutti selvatici. Dormiva sulla nuda terra e il suo guanciale era un sasso. Il Signore ebbe pietà di lui in quel luogo deserto e gli mandò una cerva che gli forniva giornalmente il latte. Scoperto durante una partita di caccia da Flavio, re dei Goti, entrò nelle grazie di quel sovrano e per i molti miracoli operati fu conosciuto in tutta la Francia sotto il nome di Santo Taumaturgo. Spinto da tutto il popolo e pregato dallo stesso re ad abbandonare quel romitaggio per recarsi alla corte, non cedette, ma ottenne che il re gli donasse quella selva. Acconsentì il re e vi fabbricò un monastero che regalò ad Egidio. In quel luogo accorse un gran numero di giovani desiderosi di vivere sotto la sua direzione. Il santo prese a dirigerli nella via della santità con le regole di San Benedetto. Con essi poté incivilire quella regione, dissodò campi, fertilizzò terreni fino allora incolti, aprì vie di commercio e specialmente predicò Gesù a quei popoli, convertendo i peccatori e inducendoli alla penitenza. Crescendo sempre più la fama di lui, molti si stabilirono vicino al monastero, così da formare una città che ora porta il suo nome. Pieno di anni e di meriti, Sant'Egidio morì verso la fine dell'VIII secolo,